Una partita che era partita veramente con il verso giusto, avete fatto 20 minuti alla grande, complimenti, però poi gli errori si pagano. Sì, sì, gli errori si pagano, li abbiamo pagati a caro prezzo, abbiamo fatto i primi 20 minuti veramente, veramente importanti e abbiamo fatto anche i secondi 45, molto molto bene. Abbiamo sofferto l'1-2 loro su due errori nostri, normale che quando magari commetti questi errori, poi dopo con la qualità dei giocatori del Brescia va di subito Dazio, è quello che è successo e quindi abbiamo sofferto poi soprattutto nell'ultimo quarto d'ora proprio per un discorso emotivo, però poi dopo fine primo tempo ho cercato di ricaricare i ragazzi, di ripartire dal primo minuto della partita e io penso che il secondo tempo sia stata una partita interpretata molto molto bene. Abbiamo avuto diverse opportunità per fare gol, abbiamo colpito tre legni, abbiamo sbagliato un calcio di rigore. Quattro rigori. Ne ero perso uno perché sono talmente tanti, ma li ho presi da quando sono a Vicenza che ormai perdo un po'. E alla prima occasione che loro hanno superato la metà campo ci hanno fatto 3-1. Quindi penso che in una partita giocata così sono venuti fuori i valori singoli dei giocatori di Brescia sicuramente. È venuta fuori una prestazione importante da parte nostra che però purtroppo ci lascia una mare in bocca perché meritavamo sicuramente un risultato diverso. Cosa è la rammarica di più di questo risultato? Il risultato è questo. E errori individuali magari? Errori individuali purtroppo fanno parte del calcio, sicuramente non si devono commettere. Quando li commetti con una squadra importante come Brescia che ha dentro dei giocatori di caratura top per la categoria, logicamente paghi subito ed è quello che è successo noi oggi. Senti Cristian, c'è stato anche il rigore, anche lì noi che non trasformiamo la possibilità di riaccettare la partita. Sì, sì, è normale. Che brucia perché veramente è stata interpretata bene a parte. Sì, sì, è normale, il rigore si può sbagliare, lo sbagliano un giocatore di caratura mondiale, lo possono sbagliare anche i nostri giocatori. Non si può addossare la colpa ad un ragazzo che si prende la responsabilità di calciare un rigore, purtroppo è andata male e poi dopo prendi 3-1, potevamo morire, in realtà invece siamo rimontati ancora lì, abbiamo fatto 3-2 e ho cercato di recuperarlo fino alla fine, purtroppo non ci siamo riusciti. Posso chiederti se sei il primo rigorista? Come? Sei il primo rigorista? Sì, sì, oggi in campo era rigorista, poi dopo era entrato anche Giacomelli. No, volevo sapere se era. No, sì, sì. Cosa dice l'allenatore alla fine partita in spogliatoio ai ragazzi dopo una partita così pari, rigore sbagliato, in cui Vicenza gioca alla pari con la capolista, in Vicenza che ha assoluto bisogno dei punti. Cosa dice un mister alla squadra per non perdere convinzione? Che bisogna sempre giocare così. Bisogna sempre giocare con questo spirito, bisogna sempre giocare con questa voglia. Sicuramente abbiamo interpretato bene anche la fase di non possesso, siamo stati molto più aggressivi in avanti, ma come vi avevo già detto in altre situazioni, l'unica cosa che ti può garantire la pressione forte in avanti e che cambia magari l'interpretazione della gara può essere il sistema di gioco. Quindi oggi abbiamo preparato proprio una partita così aggressiva. Dobbiamo tenere le squadre avversarie più lontane possibile dalla nostra area di rigore perché poi dopo se non soffri e io penso che dalla prestazione proprio che c'è stata oggi deve essere la base di partenza per affrontare tutte le partite. Noi se ci vogliamo salvare dobbiamo giocare con lo spirito di oggi, con la mentalità di oggi, cercando di commettere meno errori dietro e meno errori davanti. Il Vicenza è piaciuto per l'atteggiamento aggressivo che ha avuto oggi. Ha potuto aiutare in questo atteggiamento anche il modulo nuovo? Sì, sì, quello che ho detto prima. È normale che, come ho detto nelle settimane precedenti, no? Avevamo fatto un paio di partite un sistema di gioco diverso. Io penso che nella fase di possesso i sistemi di gioco continuano relativamente, ma nella fase di non possesso invece incidono. E logicamente se tu giochi un 3-5-2 non puoi essere aggressivo in avanti, se giochi un 4-2-3-1 come lo dico io oggi o un 4-3-1-2 o sistemi di gioco che ti permettono veramente di poter essere aggressivi in avanti, lo puoi fare sicuramente con una carica diversa, con un'incisività diversa.
essere posizione di prova quella dei tre, diciamo, dietro al centrale, sì. Abbiamo visto stasera. Esatto, io penso che lui abbia fatto una buonissima partita, poi ha dei tempi di inserimento importanti, è vero che il primo gol è stato proprio la dimostrazione di quelli che sono i suoi tempi di inserimento, no? È molto bravo in questo, ha fatto benissimo in fase di non possesso, si è aiutato tanto, in fase di possesso era sempre nella posizione giusta, inciso, e finché ha avuto l'energia ci ha dato qualcosa di importante. Dopo una partita così, una sconfitta arrivata in questo modo, con che spirito si va a Crotone, che può essere uno spirito battagliero, uno spirito che bisogna avere, perché se ti vuoi salvare l'unico errore che puoi fare è quello di abbatterti dopo una partita del genere. Sicuramente brucia, sicuramente fa male, fa molto male, però allo stesso tempo hai solo un modo, che è quello di leccarti le ferite stasera e da domani mattina, che reinizieremo gli allenamenti, cercare di ripartire da quelle che sono state le cose positive di oggi e soprattutto quell'atteggiamento e quella voglia che hanno messo, che devono servire assolutamente per una squadra che si deve salvare. Se non abbiamo quello non possiamo salvarci. Oggi abbiamo dato dimostrazione di averlo e lo dobbiamo mettere in campo tutte le partite dal primo all'ultimo minuto. Siete detti qualcosa con più Davide a questa partita? No, siamo solo quando noi siamo talmente amici che non abbiamo bisogno di parlare quando ci vediamo, perché io volevo battere lui e lui voleva battere me. È come quando giochi a carte o quando giochi a padel o quando giochi le cose, vogliamo vincere, figuriamoci nel nostro lavoro. Quindi oggi io volevo battere lui, lui voleva battere me, è andata bene a lui, l'altra volta è andata bene a me e quindi ci parleremo quando le partite non saranno uno contro l'altro. Nel Brescia cosa hai visto? Nel Brescia ho visto degli ottimi giocatori, una rosa molto importante, ha delle individualità veramente top per la categoria e io penso che quando giochi con una squadra che ha delle individualità così importanti, ben organizzata, che tutti sanno cosa devono fare, sicuramente ti mettono sempre in grande difficoltà. Un Brescia che non deve più nascondersi, tu pensi? Non lo posso dire perché è arrivato Pippo e se dico qualcosa poi dopo si tocca. Quindi, io posso limitarmi a dire che... Io ho detto che sono proprio così pesante. Allora se continua così va in Serie A. Tanti episodi discussi in area del Brescia, ce n'è stato uno anche negli ultimi secondi di gioco. Non ho capito, scusa. Tanti episodi discussi in area del Brescia, sì. C'è stato uno anche negli ultimi secondi di gioco. Ah, guarda, c'è il VAR, quindi io non... è quello che... Esatto, quindi non lo so, non lo so, non posso dire, non ho rivisto, lo sapete che poi... noi oggi abbiamo perso la partita per degli errori nostri, non per degli errori dell'arbitro. Se poi dopo c'è stato qualche episodio che non ve lo so dire in questo momento, lo rivedrò dopo, quando rivedrò la partita e gli episodi. Adesso non vi direi una cosa che non so. Nonostante la tua mentalità e la testimonianza giusta, come si spiega il pareggio immediato dopo il vantaggio del Brescia? Come si spiega? Il pareggio immediato del Brescia dopo il nostro vantaggio? Me lo spiego purtroppo con un errore individuale, una lettura individuale che purtroppo può succedere. Come ho già detto, non bisogna mettere la croce su Diaz perché ha sbagliato il rigore, non bisogna mettere la croce su Padella perché ha fatto... sicuramente dobbiamo lavorare per far sì che questi errori individuali non si ripetano, perché poi dopo, quando affronti squadre forti, paghi le conseguenze subito alla prima occasione. È difficile commentare, brucia tantissimo perdere così, no? Lei, rigore sbagliato, però partiamo dall'atteggiamento di Vicenza e della grandissima partita che è stata fatta. Poi tu sei entrato e hai fatto un ruolo importantissimo. Partiamo da qui, raccontaci l'emozione che hai trovato e se in quel momento hai creduto che la partita a Vicenza la potesse ancora riacciuffare. Guarda, l'emozione è grande, ogni volta che uno fa gol l'emozione è grande. Farlo con questa maglia per me fa sempre la differenza, soprattutto comunque aiutato ad accorciare le distanze, perché la squadra ultima, no, penultima, con 4 punti, preso il 3-1 poteva mollare, poteva mollare anche quando siamo andati sotto il primo tempo, invece siamo là, siamo attaccati al carro, non molliamo di un centimetro. Purtroppo io sono senza parole, detta proprio francamente, perché dopo la partita di stasera uscire senza punti è qualcosa di incredibile.
difficile da spiegare, sicuramente ci sono degli errori che purtroppo stiamo pagando, una volta uno, una volta l'altro, però comunque sono errori che purtroppo il primo paghiamo sempre, ci è capitato anche stasera, però siamo là, non bisogna mollare un centimetro. Io sono il primo, sono il capitano di questa squadra, anche in queste 2 settimane che abbiamo lavorato tanto, ce lo siamo detti, non bisogna staccare la spina assolutamente, bisogna crederci, come abbiamo fatto stasera anche quando siamo andati sotto 1-3, abbiamo provato a riprenderla, c'è stato un mezzo episodio alla fine che portare a casa anche un punto in quel modo là sarebbe stato per noi fondamentale, però gira così, girerà, se noi continuiamo a fare le partite che abbiamo fatto stasera, questa squadra potrà tenere la sua fino alla fine e fare un imparese. Su questo è vero, non che le altre volte non ci abbiamo creduto assolutamente, però l'orgoglio, il coraggio, la forza, la voglia di lottare su ogni pallone stasera si è vista, cioè uscire senza punti contro una squadra che è prima in classifica e che ha tanta qualità, perché Brescia ha tanta qualità, però ragazzi se oggi finiva 5-3 per il Vicenza, 6-3 per il Vicenza, penso che nessuno aveva rubato niente, poi ognuno può dire le sue, Brescia ha vinto, complimenti a loro, però 2 traverse, un palo, 3 miracoli di Chioronen, 2 gol, più di questo bisogna un rigore sbagliato, cioè, adesso mi stavo anche dimenticando, l'unica cosa che bisogna rimare è rimare quegli errori singoli che purtroppo stiamo pagando a caro prezzo. L'umore è basso per la sconfitta e non per la prestazione. Stasera si va a casa, si riflette, si stacca un attimo la spina, domani mattina alle 11 in allenamento, tutte testa dritta, testa alta, con il coraggio e con la rabbia di questa partita qua, che ci aspetta un'altra settimana di duro lavoro, venerdì bisogna andarci a prendere i punti che oggi purtroppo abbiamo perso. Sappiamo che là è lontana, però la classifica è brutta, non bisogna guardarla, noi bisogna pensare a fare quello che abbiamo fatto stasera. Alla lunga, se fai queste partite qua, i punti arrivano, io ne sono straconvinto. Stefano, tu sei qui da una vita, e ne hai passate tante, è inutile che andiamo a rimangare passate, però una stagione così non l'avevi mai vista, no? Tante sconfitte. Penso che pochi hanno visto una stagione del genere dopo 13 partite. Io ne ho viste tante di tutti i colori. Vi dicevo anche quest'estate che vedevo un'area diversa. Purtroppo mi sono sbagliato perché per i risultati, per quello che purtroppo fino ad ora abbiamo espresso poco o comunque stiamo pagando. Però fare l'impresa di salvarci è come vincere un campionato da adesso in poi, noi bisogna pensare partita per partita, non bisogna guardare chi abbiamo davanti, forte, ultimi, primi, metà classifica. Vicenza deve dimostrare e mettere in campo le qualità che ha messo stasera, perché se le abbiamo messe stasera contro la prima della classe possiamo farlo con chiunque, quindi se lo dimostriamo vuol dire che ce l'abbiamo nelle corde, ma io lo so, io anche l'anno scorso purtroppo secondo me eravamo anche più scarsi, no? Passatemi il termine, però nelle difficoltà siamo sempre usciti fuori, Covid, non Covid, infortuni, quest'anno purtroppo è quello che non ci sta riuscendo, noi ci stiamo dicendo dentro lo spogliatoio che siamo più scarsi di tutti, e essendo più scarsi di tutti bisogna rimboccarci le maniche, entrare in campo, mettersi la tuta e andare a battagliare su ogni pallone, credo che solo così, credo che questa sia la strada giusta per far punti. Stefano, te la sentivi quella punizione però, di la verità, guarda, si vedeva? Guarda, una voglia di giocare, perché io purtroppo ho avuto degli infortuni in stagione che mi hanno un po' rallentato, diciamo, ho una voglia matta di giocare e di dare una mano alla squadra, sono entrato bene, stavo bene,
dopo il miracolo che mi ha fatto io Ronen sulla respinta da calcio d'angolo, voleva calciarla a Pippo, quel primo tempo anche là aveva fatto una grande parata, l'aveva calciata bene, però avevo voglia di calciarla come l'ho calciata, poi sono felice perché ho fatto gol, però purtroppo è servito a poco. Ora partiamo dai degni. I degni. Due. Due. Purtroppo sì. Di testa, tra l'altro, il primo e poi... Sì, diciamo, il primo di testa ho cercato di impattarlo il meglio possibile. Dopo nel secondo, secondo me è stato un po' sfortunato perché si è avviso che l'ha toccata con la punta e mi è rimbalzata sulla tibia, quindi non è che abbia potuto fare più di tanto. Poi, diciamo che oggi è stata secondo me una grande partita, solo che purtroppo anche oggi abbiamo fatto 0 punti, quindi da domani dobbiamo stare lì e riprovarci, perché venerdì abbiamo una grande partita a Crotone e dobbiamo cercare di portare a casa i punti, perché sennò comunque si inizia a fare molto complicato. Ecco. Un talmente in crescita però, diciamo così, stasera Sì, adesso io stasera ho giocato in un ruolo che a me piace molto, dico la verità, e mi sono sentito a mio agio, magari in un momento che non è facile, mi sono trovato bene e sono contento anche di questo, ecco. Si fa molto complicato, dici, ma secondo te, anzi secondo la squadra, quante possibilità ci sono ancora di potercela fare? No, noi ci crediamo assolutamente, che ce l'abbiamo dimostrato, però sappiamo benissimo che bisogna iniziare a fare punti, perché alla fine possiamo dire di tutto, però a parte come quelli di stasera dispiace perdere, perché alla fine abbiamo fatto secondo me bene, però... Hai mai vissuto nella tua carriera dei periodi così, delle stagioni così complicate? Ma diciamo... Al momento ancora no, però anche a Trapani comunque ci siamo salvati, che a gennaio avevamo 11 punti, quindi cioè, ci siamo anche abituati, diciamo, però quindi adesso... Quale potrebbe essere la ricetta giusta per svoltare la stagione, così come avete fatto a Trapani? La ricetta giusta secondo me è quella che dobbiamo continuare su questa strada qui, che abbiamo preso con questa partita, secondo me, essere consapevoli di quello che possiamo fare e mettercela tutta, poi magari... un pizzico di fortuna che ci aiuti a fare una vittoria e poi di lì dobbiamo partire e non fermarci più, ecco. Questo magari è un modulo, un sistema di gioco in cui anche tu hai detto io lì, quel ruolo lì, mi trovo meglio, mi trovo bene, e quindi forse avete trovato anche l'assetto in campo. Beh, diciamo che io meno male ho sempre giocato in questo ruolo qui, ecco, esterno, che nei 4, nei 3, quello che è. E sicuramente dopo, in un momento magari come dicevo prima, che le cose magari non vanno benissimo, sapere di avere i propri riferimenti, le proprie cose, può aiutare. Secondo me comunque, a mio avviso, qualunque modulo usiamo va bene. Poi chiaramente così sono molto contento, ma accetto tutto. Perché ti sono arrivati, fai il gol, fai sempre in trasferta, quindi venerdì a Crotone. Venerdì a Crotone speriamo di metterla dentro, esatto. Sì, qua non l'ho mai segnato. Oggi si è visto.